Nel 2016 a Prato, secondo il bilancio sociale pubblicato dall'INPS regionale, sono stati utilizzati 518.857 voucher, contro i 411.480 dell'anno precedente. A conti fatti, le aziende con meno di 5 dipendenti che possono scegliere questo sistema di pagamento, in un anno lo hanno incrementato di oltre 100.000 unità. A fare la parte del leone il commercio, dove l'utilizzo ha raggiunto quota 61.197 contro i 45.286 del 2015. Ma il boom si è registrato soprattutto nel settore delle manifestazioni sportive e culturali, dove da 9.223 si è passati a 21.952, in pratica più che raddoppiati. Decremento invece per il settore dei servizi, dove da 72.236 si è passati a 66.500. Vuol dire non dare lavoro, un lavoro che ha dei diritti e delle tutele, ma come dire, deregolarizzare il lavoro, perché quel tipo di lavoro con i voucher, pagato con i ticket, è di fatto un lavoro che non ha le ferie, che non ha la malattia, che non ha tutta una serie di diritti, che non matura una tredicesima, non matura nulla. Quindi vuol dire di fatto rendere il lavoro più povero, che non ce lo dimentichiamo, c'è un abbassamento dei redditi in questa città dovuto proprio anche alla deregolarizzazione del lavoro, al fatto che le famiglie sono sempre più povere. E il voucher non è lo strumento per uscire dalla crisi, non è lo strumento per dare dignità al lavoro. In quest'ottica la CGIL Pratese parteciperà alla manifestazione nazionale che si terrà a Roma il prossimo 17 giugno in Piazza San Giovanni.